Semmai noi dobbiamo dirlo a voi che tenete queste spiagge così cariche di adrenalina. Sentivamo prima una salsa, no? Sentivamo questa salsa, queste persone che ballano, si divertono sulle spiagge della Calabria. Ricordiamo il nome della vostra animazione? Mullet, animazione d'eventi Milano. Bene, ragazzi, voi arrivate tutti da Milano? No. Non c'è nessuno. Da dove arrivate? Da Napoli. Da Napoli. Roma. Napoli. 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 Pompei. Potenza. Napoli. Bene, però... da Milano. Comunque, va bene. Ci teniamo, insomma, l'agenzia, okay, di Milano. Quindi, se questi ragazzi sono splendidi è perché sono, fra l'altro, ragazzi del sud, anche loro, e sono soprattutto ragazzi che fanno divertire questa gente attraverso delle giornate piene, delle giornate cariche. Pensate che non si fermano mai. Noi difendiamo tantissimo questa categoria, che si allenano la notte per poi rappresentare durante il giorno quello che sono rappresentazioni anche teatrali la sera, i giochi che fanno sulla spiaggia e tanta tanta animazione, giusto? Allora, dopo abbiamo il grande buffet, siamo per salire su a bordo piscina, voi venite con noi? Certo, come no, vi aspettiamo tutti su. Vi aspettiamo su, ok? Ok, allora facciamo insieme un saluto nella nostra telecamera e cosa dobbiamo dire a chi ci segue per invitarli a venire qui al Villaggio Sant'Antonio? Tanto spirito di allegria, divertimento e soprattutto, ragazzi, la Calabria è una terra unica, splendida, un applauso alla Calabria! Che ci stavi dicendo? Perché noi siamo qui anche per questo, per farli divertire! Per farli divertire! E allora Summer Day ci aspetta ancora con lo chef a bordo piscina, tutto lo staff di cucina per assaggiare i prodotti tipici e il menù del giorno. Amici di Summer Day, sta partendo la sigla, siamo arrivati a bordo piscina dove stanno allestendo lo staff del Villaggio Sant'Antonio quello che sarà il buffet preparato con i prodotti tipici di questa bellissima regione. A voi la sigla, eccoli qui i ragazzi dell'animazione. Cantano, tanta emozione qui al Villaggio Sant'Antonio con questi splendidi ragazzi dell'animazione. Ma parlando di balli e tanta animazione, abbiamo per voi anche un altro contributo di una giovane artista calabrese che vogliamo regalarvi, intanto che ancora siamo qui ad attendere la preparazione di questo buffet e regalarvi ancora le ricette, la ricetta del giorno. Vi lasciamo con il contributo di Sara Albo, questa giovane promettente, questa artista calabrese che balla e canta in una maniera veramente favolosa. A voi le immagini. Thank you.
posto è, non è nel posto di quello che tu puoi pensare, non è nel posto di come mi puoi giudicare, non è nel posto di quello che io dovrei fare, non è nel posto. Sara non sapeva più giocare, Sara è la prova che la storia può cambiare. Svegliatevi italiani, gridava qualcuno, l'occhio non ci troverà cercato nessuno, quindi in piedi, cominciamo a farli noi, i rimedi, cominciamo a pensare e gridare di più, accendiamo il cervello e spegniamo la TV, cominciamo a farli noi, i rimedi, cominciamo a pensare e gridare di più, accendiamo il cervello e spegniamo la TV. Che lieto fine può esserci, se siamo tutti destinati a perderci, se non c'è la sicurezza di ritrovarsi, bisogna solo mascherarsi. La generazione è quella che ha su tutti un'opinione, la generazione è quella che vive con la convinzione, la generazione cerca ancora un'emozione, la generazione ora confida nella ribellione di questa nazione. Sulle palle i sentimenti rovesciati, quelli mai trovati, quelli minacciati, quelli di grandi promesse, sì, quelli disillusionati. Sulle palle i sentimenti rovesciati, quelli mai trovati, quelli minacciati, quelli di grandi promesse, sì, quelli disillusionati. Questa canzone parla di sentimenti rovesciati, quelli mai provati, quelli minacciati, quelli di grandi promesse, quelli di soli fiati. Da rigorose selezioni in campo, da controlli continui su tutta la filiera produttiva, da impianti e processi di lavorazione moderni e sicuri, nasce l'insalata più buona. Ortomania. Dal campo in tavola, tutto il gusto naturale delle verdure appena colte. Frigel. Produzione e commercializzazione alimenti surgelati. Con un marchio presente su un ampio bacino commerciale, grazie alla propria rete distributiva. La produzione spazia dall'arancino tradizionale alla siciliana, arancino classico, arancini mignon assortiti, crocchette di patate, crocchetta farcita con mozzarella fresca. La Frigel per prima nasce con l'arancino piccantino, producendo l'arancino del cuore di Veranduia Calabrese. Frigel, contrada Iannaci 9 a Filandari, provincia di Vibo Valentia. Telefono 0963 36 6987 www.frigel.net. Summer Day, eccoci arrivati nella cucina del villaggio Sant'Antonio, dove qui troviamo il nostro amico chef pronto a farci assaggiare e vedere come preparano il piatto tipico qui nel villaggio Sant'Antonio, quali sono gli ingredienti, e siamo anche pronti per lanciarvi una nuova ricetta direttamente dal villaggio Sant'Antonio con il nostro amico chef. Buongiorno, ti chiami? Mariano Giangrego. Mariano, allora cosa bolle in pentola, cosa stiamo preparando? Oggi prepariamo un piatto molto fresco, visto le alte temperature, che viene proposto qui a Sant'Antonio.
È un piatto tipico di Crotone. È un piatto tipico di Crotone. L'accento, di dove sei tu? Catania. Catania, Catania. Allora, cosa stiamo dicendo? È un piatto tipico di Crotone. Sono dei cavatelli che vengono fatti qui in zona. Della salsiccia tipica qui, che è piccante, può essere dolce. Aspetta, ricordiamo che abbiamo i cavatelli fatti qui in zona anche da un nostro sponsor, che è la pasta di Nonna Maria, che ci segue sempre e la salutiamo affettuosamente, questa azienda che ci dà la forza per andare avanti, il loro sostegno economico. Poi, perdonami, andiamo avanti. Poi abbiamo della salsiccia tipica del posto, che può essere sia dolce sia piccante, e poi del pomodorino fresco, sì, dei funghi porcini, ovviamente freschi. E poi un del semplice olio all'aglio, e un del prezzemolo fresco, e del basilico. E del basilico. Questi sono gli ingredienti, amici di Summer Day, per questa ricetta, questo piatto tipico che ricordiamo si chiama? Cavatelli con salsiccia fresca e funghi porcini. Cavatelli, salsiccia e funghi porcini. Siete pronti a vedere la preparazione di questo piatto? Iniziamo con il nostro amico Mariano questa lavorazione, questa preparazione del prodotto. Amici di Summer Day, ritorniamo nelle cucine del villaggio Sant'Antonio. L'amico Mariano ha già preparato il piatto, quindi possiamo presentare il piatto ai nostri amici che ci seguono da casa? Sì. Allora, vai. Siamo andati a comporre la nostra salsina fatta di funghi porcini, pomodorino, salsiccia e pomodorino porcini. Ora andiamo ad aggiungere una leggera fogliolina di no. Una leggera filangè. Una leggera filangè. Filangè. Di basilico. Filangè, ecco qua, una leggera filangè, e poi il tutto viene... Tutto, si va a girare tutto nel nostro padellino. Grande Mariano. Si va a scolare la pasta sul nostro padellino. Si accende tutto, per pochi secondi, un po' di acqua di cottura. Acqua di cottura e siamo pronti per presentare il nostro piatto cavatelli, salsiccia e funghi ai nostri amici che ci stanno seguendo. Ancora altri due salti in padella. Ma questa a Catania lo fai pure, Mariano? Sì, qualche volta. Quando capita. Qualche volta, ecco. Ricordiamo i posti dove siamo passati. Andiamo a comporre il nostro piatto. Foglie di basilico, la ciliegina sulla torta, e voilà. Ecco, amici che ci seguite, questo è il piatto tipico della giornata nel villaggio Sant'Antonio, dove si parla di prodotti tipici di Calabria e di tanti sapori e di gusti. Ci vediamo a tavola.